con noi, il sole scende già, resta qui con noi. Piazza San Pietro è colorata e festosa. Oltre 60.000 persone, tra atleti e dirigenti sportivi, si sono dati appuntamento per celebrare i 70 anni del Centro Sportivo Italiano. Via della Conciliazione è diventata una grande palestra all'aperto, con campi di calcio a 5, volley e basket. Nel pomeriggio caldo di un sabato di giugno, la festa con le esibizioni di ginnaste come la campionessa olimpica Vanessa Ferrari e le testimonianze dei campioni del passato, tra di loro anche l'allenatore Giovanni Trappattoni. All'arrivo del Papa in piazza l'entusiasmo è grande, lo spettacolo va avanti, ma a toccare sono soprattutto i racconti degli atleti disabili che nel CSI hanno trovato una casa pronta ad accoglierli. Francesco partecipa alla vera festa dello sport. Nel suo discorso invita alla responsabilità ai dirigenti e gli allenatori, che sono a tutti gli effetti educatori. Lo sport è una strada educatrice. Io trovo tre strade per i giovani, per i ragazzi, per i bambini: la strada dell'educazione, la strada dello sport e la strada del lavoro, cioè che ci siano posti di lavoro all'inizio della vita giovanile. Ma se ci sono queste tre strade, io vi assicuro che non ci saranno le addizioni, niente droga, niente alcol. Perché? Perché la scuola ti porta avanti, lo sport ti porta avanti e il lavoro ti porta avanti. Lo sport, sottolinea il Papa, deve rimanere un gioco, solo così fa bene al corpo e allo spirito. Ma c'è qualcosa in più. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio, non accontentarsi di un pareggio mediocre. Dare il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi con queste vite tepide, vite mediocramente pareggiate. No, no, andare avanti cercando la vittoria sempre. La vittoria però si costruisce insieme, nell'apertura all'altro e nella fraternità, senza mangiarsi il pallone da soli, dice il Papa, ricordando un detto argentino. Dalla sua terra veniva padre Lorenzo Massa, che per le strade di Buenos Aires raccolse un gruppo di giovani, togliendoli dai pericoli per farne campioni di calcio. Molte le figure dei religiosi partiti dallo sport per maturare la loro missione. Lo sport, conclude il Papa, può essere uno strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina ad ogni persona per aiutarla a diventare migliore e ad incontrare Gesù Cristo. Ho sentito prima che mi avete nominato vostro capitano. Vi ringrazio. Da capitano vi sprono a non chiudervi in difesa. Non chiudervi in difesa, ma venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo.